Allora, oggi è giovedì 17 novembre. Io ho già portato Nora a scuola e poi sono tornata e mi sono fatta la mia colazione. Oggi mi sono fatta, come avete visto, il pane con burro d'arachidi e un mezzo banana. E sto finendo il mio cappuccio, tutto sporco perché io sono così, faccio sempre dei macelli. Allora, oggi, niente, vabbè, oltre le solite cose di casa, volevo, non lo so, mi è venuto, come si dice da noi a Bologna, tipo lo schizzo, mi è venuta questa voglia di farmi la tinta ai capelli, perché questo colore qua non lo sopporto più, questo colore che ho qui sotto, e volevo farmi tipo un cioccolato, un castano con dei riflessi così, no? Oppure se trovavo la maschera, quella maschera che dà tono ai capelli, farei quella, però devo trovarla. Quindi più tardi esco che vado alla ricerca di questa maschera. In più devo comprare anche le pancette, le ciabatte da casa, perché le mie amate ciabatte di plastica che utilizzavo, che comodissime, si sono rotte e le ho dovute buttare. E quindi devo andare a cercare delle altre ciabatte che non mi facciano male ai piedi e alla schiena mentre sono a casa, perché le ciabatte piatte fanno malissimo sia ai piedi che alla schiena. E quindi, dato che io sto molto in piedi in casa, mi cercavo delle ciabatte. E poi niente, adesso devo guardare nel calendario che giorno è, perché volevo tagliare un po' le punte che sono un po' rovinate e poi volevo farmi un po' la frangetta così, perché secondo me mi vedo bene, perché io voglio avere i capelli lunghi, per questo, cioè in questo momento voglio stare con i capelli lunghi, però io avendo il viso molto magro e lungo, con i capelli lunghi, cioè, vado ancora di più a allungare il tutto e divento tipo Mortisia. Quindi vorrei fare un po' un taglietto che mi dà un po' di vita. E basta, queste sono le cose. Ah, forse andremo a tagliare i capelli a Aaron. Vediamo, non lo so, vediamo. Perché poi io alla mattina ho tutte queste cose in mente che voglio fare, ma bisogna vedere se poi alla sera arrivo a fare tutte queste cose. E basta, adesso gioco un po' con Aaron perché vuole giocare con me, si vede. E poi dopo inizio a sistemare la casa. Devo lavare dei Lego che mi sono stati regalati dal vicino. Adesso li ho messi nella vasca. Poi dopo riempio la vasca con l'acqua, li butto tutti dentro con il detersivo e lavo tutti i Lego. E basta, quindi ragazzi, se vi fa piacere rimanete con me in questo video vlog dove vi ho elencato tutto, ma alla fine del video vedremo cosa Saida in realtà è riuscita a fare. Allora, ragazzi, io ho iniziato un po'. Sono andata a sciacquare tutti i Lego. Non so dove ce li aveva questo signore. Cioè, tanto vale che li compro nuovi con tutta l'acqua che devo usare per lavarli. Vabbè, solo perché Aaron è fissato con i Lego, gli piacciono tantissimo. E adesso li ho sciacquati con l'acqua prima. Ora vado a metterci acqua, poi ci metto la candeggina e li lascio un po' così. Guardate cosa è uscito fuori. Io non so cosa, dove aveva questi Lego, cioè forse ce li aveva in giardino. Adesso vado a togliere questa roba e poi adesso riempio di nuovo la vasca, però stavolta ci metto una candeggina. Mi sposto tutti qua. Vado a prendere la candeggina e li lascio lì a disinfettarsi. Poi inizio a fare le camere. Poi c'ho da fare tutto qua, guardate, il casino della colazione. C'ho le camere, sono un disastro come sempre. Via. Ok, allora ragazze, io inizio a sistemare. Guardate qua. Che meraviglia. Che
capelli di Nora stamattina, abbiamo fatto i capelli, tutto un casino. Allora adesso inizio a sistemare, noi ci vediamo più tardi perché non mi va sempre di farvi vedere le mie solite pulizie, tanto sono sempre quelle. Quindi ci aggiorniamo dopo che finisco di pulire la casa e poi ci vediamo. Allora ragazze, io sono andata avanti, ho lavato tutti i Lego, ok? Uno ad uno con lo spazzolino, li ho lavati, li ho grattati bene bene dentro e anche fuori. Adesso li vado ad asciugare, è uscito un sacco di sporcizia, li vado ad asciugare e poi dopo li do a Ron che sta già iniziando a giocare con i suoi, quindi gli aggiungerò questi. Li vado ad asciugare con questi e poi dopo, ragazzi, finisco. Mi manca la cucina. Guardate qua. Tanto le camere le ho fatte. Questa è camera mia, questa è camera di Nora. Ho lasciato le finestre tutte aperte perché tanto c'è freschetto, però io amo quest'aria fredda, quest'aria fresca che viene da fuori in casa, che quando entri senti proprio odore di aria fresca. Va bene, adesso io vado avanti e noi ci aggiorniamo più tardi. Ovviamente, come in tutti i video, guardate il mio smalto. Ciao ciao smalto di Saida, ma guardate qua. Madonna mia. E va bene, ragazzi, vado avanti, a dopo. Allora, ecco qua. Lego consegnati al nuovo proprietario. Sono tutti lavati, lavati. Ti piace, amore? Aaron ha bisogno di un tavolino perché lui. Questo? Sì, a lui piace troppo, i Lego gli piacciono troppo. Allora, dicevo, Aaron ha bisogno di un tavolino perché lui piace molto, molto giocare con i Lego. Quindi, forse riprenderò un tavolino dall'IKEA e mi sbarazzo della sedia, tanto ormai non ci sta neanche più in quella sedia. Devo ancora riflettere. Comunque, ragazze, vi ricordate che vi avevo fatto vedere questo qua ieri nello svuota la spesa? È buonissimo, davvero buono. L'unica cosa che non è molto carino da vedere, quindi l'ho messo qua dietro, non si vede così. E fa molto, molto, molto profumo in bagno, molto, molto buono perché io qua non ho la finestra. Adesso ho lavato la vasca dopo che ho lavato tutti i Lego, qua si sta sgocciolando perché ho lavato anche questo. Lì dentro ci sono gli straccetti della cucina che devo lavare, che io non amo metterli in mezzo ai nostri vestiti, non lo so, non mi piace, quindi quelli li metto sempre nel secchio a parte. Poi stasera farò la lavatrice degli straccetti da cucina. Adesso faccio, che meraviglia. Adesso ragazze, faccio la cucina. Un attimo qua. Faccio la cucina, la sistemo tutta, poi inizio a fare il pranzo. Sono le 11, quindi sono anche abbastanza in orario. Alla fine la cucina, svuoto la lavastoviglie e la devo riempire, quindi non è che ci metto tanto. Poi vabbè, il salotto, aspetto che Aaron dorme e devo fare una lavatrice. Quindi noi ci aggiorniamo. Intanto io vi aggiorno così, poi vi dico ci aggiorniamo più tardi, vi dico le cose, ci aggiorniamo più tardi che vi porto con me nella mia bellissima giornata. E va bene, allora ragazzi ci vediamo dopo, adesso io faccio la cucina e mi bevo un caffettino. Eccomi qua ragazze, allora è 1:40, noi abbiamo mangiato, io ho sistemato tutto, mi sono data un po' anche una sistemata io. Che adesso esco, devo tornare a casa entro le 3:30 perché c'è da andare a prendere Nora e niente, quindi adesso vado fuori, vado in giro per i negozietti a vedere se trovo quello che vi avevo detto. Mi sono vestita così alla cavolo, tanto che se ne frega, non importa niente a nessuno e basta. Adesso vado, mi faccio le mie orette di santa pace, relax da sola, senza bimbi. Faccio vedere come mi sono vestita, molto molto easy. Allora, ho messo questa felpa di Primark, molto semplice, nera, col cappuccio. Mette qua, cappuccio. Poi ho messo questi pantaloni qua. Fantasia Galles qualcosa, non mi ricordo. Piedi Galles, piedi pool. Piedi pool o piedi Galles, vabbè. Ok, queste sono le mie ciabatte che non sopporto più.
E quindi niente, ragazzi, questo è il mio outfit di oggi. Non porto neanche la borsa, sinceramente, perché tanto ho le tasche. Mi metto la giacchettina leggera, perché tanto non fa freddo. Qui c'è la lavatrice che sta andando. Io vado e vi porto con me. Con le scarpe, ragazze, sono andata a mettere i miei stivaletti UGG, che sono molto caldi e comodi, sembra di stare con le ciabatte. Poi mi sono presa la borsa, perché ormai costa troppo la borsa, cioè sacchettino. E adesso vado alla macchina. Bene, ragazze, sono nel negozio, ma ahimè non ho trovato le pantofole, cioè le pantofole, le ciabatte. Guardate però che carino questo, hanno fatto questo qua per Natale, gli orecchini. No, vabbè. Non fate caso al mio smalto. Questi sono i ciappini da mettere in testa. Ma che carine queste cose di Natale. Gli orecchini con scritto Merry Christmas. Merry, Merry Christmas. Guardate la collana. Stile palline di Natale. E qua ci sono poi gli orecchini piccolini. Oh, ho fatto cadere. Guardate che carini. No, davvero carini. Ecco, ecco. No, guardate questo bracciale. No, è un orecchini sono. Oh, che carini. Molto, molto carini. Vabbè, tutto molto carino, ma non c'è quello che cercavo. Bene. Allora, ragazze, sono venuta nel mio negozietto, uno dei miei preferiti, che avevo fatto vedere anche nell'altro video. Però prima sono andata a fare uno stop dal macellaio, siccome era in strada, e mi sono presa 60 euro di cose. Le metto in freezer e le mangeremo, ci rimarrà per più di un mese. Ho preso 1,5 kg di carne macinata, perché voglio fare, a parte le lasagne, voglio fare il ragù da tenere in freezer per quando non ho voglia di cucinare. Lo metto in dei contenitori piccolini, poi lo tiro fuori quando non ho voglia di cucinare. Si scalda il ragù, si fa un po' di pasta e via. Poi ho preso 2 kg di petto di pollo a bistecca. Me le sono fatta fare non, cioè, grosse ma non troppo, così posso farci anche tipo il pollo tipo stile indiano con la salsina e il riso, o altrimenti le vado a sbattere, faccio le bistecche normali. E poi ho preso 1,5 kg di carne di manzo tagliata a cubetti, senza ossa, senza grasso, senza niente. Adesso vado in questo negozio sperando di trovare le mie ciabattine, altrimenti mi tocca fermarmi in un altro negozio. Faccio questi giri così, cioè non è una cosa urgente che devo fare tutti questi giri, però almeno facendo un po' di giri da sola così mi stacco un po' dai bimbi, anche da stare a casa tutto il giorno, stare comunque sempre con Joseph, Aaron, Nora, insomma. Così ho un po' di tempo per me, mi faccio i miei giretti nei negozi, guardo tutti i prodotti, è una cosa che a me piace e mi rilassa, quindi la faccio volentieri, ogni tot giorni ho bisogno di fare un giretto così. Ragazzi, eccomi qua, sono tornata a casa, sono andata in un altro negozio, poi sono andata a prendere Nora, sono le 4, sono le 4, adesso sono qua in cucina, vi faccio vedere cosa ho preso, poi faccio merenda e poi dopo inizio a fare la cena e faccio tutta la mia beauty. Ho trovato quello che cercavo, a parte le ciabatte, quelle non le ho trovate, ma non le troverò in questo periodo perché quelle che voglio io le fanno in periodo estivo, invece adesso mettono le pantofole, proprio quelle calde. Comunque, vi faccio vedere quello che ho preso. Ho preso 2 perché non sapevo quale, tanto non costavano tanto, costavano £1.40, quindi tutti e due li ho pagati £2 e qualcosina. Ho preso questo qua, che questo non è un, cioè è tipo un tonalizzante, non va messo al posto della maschera, cioè non è una maschera o un balsamo, va proprio messo dopo, alla fine di tutto, lo tieni in posa e poi lo sciacqui. Io ho preso questo qua, di questo colore,
Questo dice cioccolato, va messo nei capelli bagnati, quindi dopo che hai fatto tutto, lo tieni 5 minuti sotto la doccia e questo dura 3 settimane, no, 3 settimane, 3 lavaggi. L'altro è questo qua, di questa marca qua, che è una marca inglese, 3SM, non lo so. Comunque c'è scritto Warm Red, è tipo un ramato, non lo so. Vabbè, io lo provo, poi se mi vengono i capelli rossi, vabbè. E si fa sempre in doccia, 3 minuti per avere il risultato, non c'è ammoniaca, però questo non dice quanto tempo rimarrà. Sicuramente anche questo dopo un paio di lavaggi se ne andrà, perché comunque non è proprio una tinta tinta. Quindi ho preso questi, stasera li proverò, penso che proverò questo qua stasera, anche se lo vedo molto molto rosso. Oh mio Dio, questo è ancora più rosso. Ok, allora mi sa che proverò questo. Invece questo poi lo proverò magari solo nelle punte, perché non voglio essere proprio tutta rossa. Poi ho preso questo qua, che non c'entra niente, però l'ho preso perché ho trovato questo qua, praticamente questo, che è la cesta per i vestiti. Ve l'avevo detto in un video che volevo cambiarlo, e quindi ho preso questa qua. Questa è semplicissima, grigia, secondo me ci sta bene nel mio bagno, così quella la vado a togliere e la butto e non la prenderò mai più, una cesta di quel tipo lì, non mi è piaciuta per niente. Non mi sono trovata proprio per niente bene. Ecco qua, ragazze. Allora, è venuto così. Non è male, dai. Ci sta. Tanto per 10 pound. L'ho messo qui al posto di quello. Volendolo posso anche mettere in questo modo qua. Così. Vediamo. Questo è quindi a posto. L'altro l'ho già messo da buttare. Allora ragazze, io ho sistemato la carne, questi sono i sacchettini che mi sono usciti. Ho dovuto utilizzare questi qua di IKEA grandi perché mi sono finiti tutti i sacchettini. Di solito io utilizzo questi, ma li ho finiti. E quindi niente, dovrò fare un salto da IKEA anche per prendere i sacchettini. Adesso metto a posto, faccio merenda, poi devo stendere e poi dopo farò la doccia e userò il prodotto, vi farò vedere. Poi non lo so, sono tentata di tagliarmi un po' la frangia, vediamo. E poi niente. Basta, poi adesso per cena devo ancora pensare. Aaron sta facendo le sue costruzioni, guardate. Addirittura. Vabbè. E Nora invece sta continuando a mangiare, lei non finisce mai di mangiare. Mangia, mangia pure. E basta, adesso finisco le mie belle cose, la mia bellissima giornata. Vi rendete io come passo le giornate? Vabbè, adesso finisco queste cose e mi faccio anche una piccola merenda, giusto per spezzare un po' la fame, arrivare a stasera. A più tardi. Allora, eccomi qua. Allora, adesso io vado a fare la doccia. Siccome farò una doccia un po' più lunghina, devo fare la maschera, poi devo mettere anche quello lì. Tutte le mie cose, e vado adesso, anche se devo ancora fare la cena, la farò dopo. Tanto farò semplicemente uno spezzatino con zucchine, la carne con le zucchine. Volevo fare il pane, ma non ho tempo, quindi mi sa che Josef andrà a comprarlo. Io ho già preparato il mio pigiama lì, il pettine con la quale mi trovo veramente bene. Questo è un pettine flessibile. Se lo trovate, ragazze, ve lo straconsiglio. Non costano tanto. E questo qua non strappa i capelli. Ed è veramente importantissimo perché, insomma, se trova un nodo o roba del genere, non va a proprio così, come un pettine dritto che va proprio a colpire il nodo e ti strappa il capello. Questo è molto buono. Volevo farmi una maschera prima di entrare in doccia, però non ho tempo. Oppure potrei fare una maschera adesso. No, vabbè, la faccio dopo. Per quanto riguarda Aaron, i capelli, alla fine non è andato più dal barbiere perché non ce l'abbiamo fatta. Doveva andarci oggi pomeriggio, però abbiamo detto vabbè. E quindi verrà mio cognato, che è il fratello di Josef, e verrà lui a tagliarli. Lì, siccome lui è abbastanza bravo, vedremo. Gli ho detto: se non glieli tagli bene, ti taglio a zero i tuoi di capelli.
Allora, ragazzi, io mi sono fatta una doccia proprio di quelle belle intense, ho appannato tutto il bagno. Adesso non ho ancora fatto la skincare perché voglio fare il peeling chimico, però vado a farmi i capelli. Io utilizzo briochine con dentro il cioccolato. Io utilizzo questo qua che è il finto Dyson, l'avevo preso su un sito oppure su Shein, non mi ricordo. Utilizzo questo. Poi vado a utilizzare questa marca qua. Come questo è protettore del calore, è un leave-in, tipo un conditioner, un balsamo senza risciacquo, insomma, c'ha un po' di cose. Prima di utilizzare questo, utilizzavo questo qua della Testa Verde come protettore, questo qua è la cheratina, e mi sono trovata bene con questo, devo dire la verità. E poi mettevo questo come tipo balsamo senza risciacquo. Però vabbè, adesso ho trovato questo e quindi sto utilizzando questo che è tutto insieme. E poi, quando ho finito tutto, metto delle goccine di cocco. Adesso sciolgo i capelli e vediamo come è venuto. Anche se secondo me non è proprio venuta. Secondo me non è venuta. Comunque, prima asciugo i capelli così. Dopo li andrò a pettinare con il mio pettine, perché i capelli non si pettinano da bagnati, mi raccomando ragazze, non si pettinano da bagnati, e quindi almeno bisogna togliere una percentuale di acqua. Poi dopo andrò a mettere questo qua per fare i miei boccoli. Non uso piastra, non uso niente. Ah, ma lo scopriremo adesso. Allora, io più o meno quando sono così, non del tutto asciutti, li pettino. Allora, ragazze, eccomi qua. Scusate per la qualità che c'è in bagno, ma la luce è un po' così e devo comprare una ring light. Ancora non ne ho trovata una che mi piaccia. Allora, innanzitutto lo shampoo di Tesco che ho comprato bocciatissimo, non mi è piaciuto per niente, cioè guardate i miei capelli, non vengono così di solito. Io di solito uso questo qua dell'Elvive che è favoloso, questo è spettacolare, costa 5 pound questo, veramente mi fa i capelli bellissimi. Invece questo qua, cioè proprio già sotto la doccia sentivo i capelli un po' così e me li ha seccati, non lo so, sono un po' aridi. Comunque, sono venuta in bagno perché voglio tagliarmi un po' la frangetta. Vedo il mio viso troppo lungo con i capelli così e quindi niente, voglio tagliarmi la frangia anche se so che me ne pentirò perché comunque inverno, piove, tante cose e quindi sicuramente la frangia si bagnerà e bla bla bla, però don't care, non importa. Adesso taglio la frangia con voi, non so, vi metto qua, magari vedete un po', vabbè, quello è lo straccetto del bagno, tanto voi siete abituate a vedere tutte le mie cose. Allora, vediamo un po'. Sinceramente, ragazze, non so neanche io quello che sto facendo, quindi com'è che si dice? Non rifatelo a casa. Però sapete, io sono un po' pazzerella. Allora, spero che non ci sia nessuna parrucchiera tra di voi che potrebbe offendermi. Vedo niente. Ok.
Innanzitutto devo pulire questi benedetti occhiali, sono sempre sporchi. Ok. Allora, forbici, tolgo gli occhiali così viene bene. Questo lo metto qua. Poi questo, praticamente il giochetto è prendere questa ciocca e tagliarla così, metterla in obliquo, così. Io la taglio così a livello del naso. Quindi prendo la ciocca, la pettino bene, la stiro bene e poi mi fermo qua. Questo faccio come punto di riferimento il naso, così, e l'occhio. Così faccio la stessa cosa dall'altra parte. Io sto inventando tutto, quindi. Oh my God. Ragazzi, non ci credo, è cortissima, però mi piace. Adesso la devo andare a fare. Ok. Mio Dio, però adesso la vado a fonare, ancora deve essere fonata, ragazzi, quindi non potete dire niente. Ormai, ragazze, la cavolata l'ho fatta, quindi vado avanti. Quindi, ragazze, vado avanti. Prima di andare a fare il phon, perché va fonata, ovviamente non la lascio così, mi metto il come si chiama? Mi metto le goccine di olio nelle punte. Questo olio è un olio di cocco. Mi sa che tra l'altro è della stessa marca della maschera che ho fatto sotto la doccia. Ok. Questo olio mi nutre un sacco i capelli e mi è piaciuto. Questa marca qua. Buono. Adesso applico con voi questo. Allora,
Allora, ragazzi, eccomi qua. Devo ancora capire come fonare questa frangia e poi devo capire se così basta o ne devo fare ancora un po' di più. Vabbè, comunque, devo mettermi lì. Adesso ho fatto una cosa molto veloce perché non ho tempo. Poi domani con calma vedrò come fare. E poi sicuramente con i capelli tutti sistemati l'effetto sarà diverso. Adesso la tiro su, quindi tanto è inutile fonare o robe del genere. Perché devo mettermi il peeling e poi vado a farmi la cena. No, ho appena fatto la doccia, anche lei. E niente, quindi vado a mettermi sulla frangia, mi faccio il peeling e poi dopo vediamo, vediamo. Domani comunque vi farò vedere meglio. Intanto stasera mi studio come va sistemata questa frangia e se basta così o ne devo fare di più. Non ho capito perché. Poi adesso è venuto questo lecco qua che è da sistemare. Dimmi. Io ho detto che io ho una Amore, tu non puoi avere una frangia, hai capito? Se ti facciamo la frangia, la tua sì. frangia sta tutta su. Perché Perché? tu hai i capelli molto ricci. E io ho fatto una frangia e è così. Tu vuoi la frangia con i capelli ricci? Sì. Va Mezzo. bene. Va bene. Facciamo la frangia allora. Anche Nora voleva fare una. Io No, aspetta. voglio una frangia! Sì. Guardate la mia. Non si può guardare. Devo sistemarla. Tu hai una qua, una qua. Devo sistemarla. Ma secondo voi starei bene proprio con tutta la frangia? Cosa dite? Starei bene con tutta la frangia così? Ho bisogno di un consiglio da parte di un parrucchiere. C'è qualche parrucchiera tra di voi? Sì, io lo Sei. so. Io ho fatto il corso di parrucchiera, ma non taglio, eh? Non ho proseguito per il taglio. Io lo Dite so. che starei bene con la frangia, perché io comunque ho la fronte alta e il viso lungo. Non lo so. Sono tentata, andare a fare la frangetta. Vabbè. Ragazzi, adesso vado a fare la cena e noi ci aggiorniamo più tardi. E Anche vuoi... con questa frangia. A dopo. Tirato su questa frangetta che ancora devo capire. Nel frattempo, prima di iniziare a cucinare, ragazzi, è tardissimo. Mi faccio il mio peeling chimico. Lo metto giusto nelle guance qua. Questo è un esfoliante chimico, lo consiglio veramente, è molto buono. Sicuramente mi avrete già visto in tanti altri video farvelo vedere. Questo come una volta a settimana, come abitudine, è top, eh? Veramente si vedono i risultati se uno è costante, perché io a volte mi dimentico, sinceramente. Questo fa molto bene. Va bene, ragazzi, adesso io vado a cucinare, ci aggiorniamo più tardi che finisco di lavarmi e tutto, io inizio a cucinare che i bimbi devono mangiare, devono andare a letto, sono in ritardo oggi, oggi sono in ritardo. Comunque, sono passati 10 minuti, adesso mi lavo il viso, volevo fare questa maschera, però alla fine non la farò oggi perché ho già fatto il peeling, quindi dopo questo peeling la pelle va idratata molto molto bene. Vi faccio vedere cosa uso io la sera dopo che ho fatto questo peeling oppure quando ho delle macchioline sul viso. Vi faccio vedere i prodotti che utilizzo. Adesso mi sciacquo e dopo faccio la mia ultima skincare. E poi si cena, lavo tutto. Ho già messo la carne, tanto nella pentola a pressione la carne ci mette 20 minuti. Dopo ci butto sopra le zucchine, quindi 7 minuti. In mezz'oretta mangiamo. Adesso mi lavo, eh. Poi, una volta finito, di solito io metto la loro crema, però questa volta, siccome voglio togliere un po' le macchiette, uso questa qua dell'Eucerin, molto molto buona per le macchie cutanee e ci vado ad aggiungere un po' di questo olio qua. Questo è un olio illuminante, diciamo, comunque rigenera un po' la pelle, molto idratante.
Florena, marca Florena, non so se c'è in Italia, dentro c'ha dei petalini di rosa. Comunque fate attenzione, perché idratante non vuol dire nutriente, perché sono due cose diverse. Molte persone le confondono e non idratano la pelle. Quelli che hanno la pelle grassa non la idratano pensando che la loro pelle non va idratata perché hanno tanto sebo. Invece no, al contrario, la pelle grassa molte volte tira fuori grasso perché non è idratata. Invece la pelle secca va nutrita e quindi si prendono prodotti nutrienti. Sono due cose diverse. Questo ciuffo è rimasto fuori, mi sta facendo dannare. Oh, questa crema si stende, che è una meraviglia. E così, ragazze, io ho fatto la mia skincare serale, poi prima di andare a letto metto nei punti dove ho i brufoletti, eccetera, questa crema che vi ho fatto vedere sempre in un altro video, mi trovo molto bene. Adesso, ragazze, mi sono fatta le sopracciglia al volo, guardate qua, mi sono fatta un buco, cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che mi sono fatta un buco? Allora ragazze, eccomi qua. I bimbi sono a letto, Nora si sta lavando i denti. Oggi abbiamo fatto un po' più tardi del solito perché abbiamo tagliato i capelli a Aaron. Non ve l'ho fatto vedere perché dovevo tenerlo tutte le cose, poi nel frattempo ho fatto la cena, ero un po' in ritardo con tutto, però ve lo farò vedere nel prossimo video. E non vi ho fatto neanche vedere il colore dei capelli perché anch'io non l'ho ancora visto, sinceramente, avendo fatto questo. Lo vedrò poi domani. Anche la frangia, sinceramente, l'ho tirata su. Poi domani vedrò come sistemarla, magari con la piastra così, la farò un po' più bassa e la metterò un po' giù così. Forse anche il fatto di questi occhiali non aiuta, boh. Comunque adesso i bimbi letto, noi ci mettiamo un po' sul divano a riposarci. Io, come tutte le sere, sono schiava della mia borsa per queste unghie. Tutte le sere sempre la stessa storia. Tolgo lo smalto e lo rimetto e poi basta. Dopo, appena lo smalto si asciuga, vado a letto perché sono distrutta. Mi devo ancora lavare i denti. E vi saluto. Vi mando un grosso bacio. Questo vlog è venuto un po' così, però è stata la mia giornata. Una giornata, devo dire che oggi questa giornata non è che mi è piaciuta tanto. Una giornata immensa, troppo lunga, non è finita. È una giornata in cui in pratica non ho concluso niente di tutto quello che dovevo fare e quello che mi serviva. Quindi vabbè, i capelli Aaron li ha tagliati. Io dovevo prendere le ciabatte, non le ho prese, però le ho trovate online, quindi farò l'ordine online. E i giochi di Aaron sono un disastro, devo pensare a come sistemarli, insomma, vabbè. E ragazzi, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, se vi fa piacere. Vi mando un bacione. Ciao!